12 scultori, 4 donne ed 8 uomini provenienti da ogni parte del mondo per un segno di pace. Il mio rappresenta una coppia di giovani che guardano in avanti in modo pacifico e è un mondo diverso, ecco, un'utopia. È così calato il sipario sull'edizione 2024, la quarta in ordine di tempo, del Simposio Internazionale di Scultura Monumentale Pietra Sublime, quest'anno dedicato al ricordo degli eccidi del luglio del 1944, 192 civili innocenti che persero la vita tra Castelnuovo dei Sabbioni e Meleto Valdarno. Tema molto difficile da sopportare a livello creativo, mentre le altre tre manifestazioni sono state a tema libero, che gli ho dato io il tema libero, questa abbiamo dovuto mantenere un rispetto degli 80 anni dalle eccidi nazifascisti della Seconda Guerra, pertanto la creazione di un tema così su una scultura monumentale in pietra non era una cosa troppo semplice. Gli artisti sono impegnati dando vita, diciamo, rinascendo dalle ceneri come la Fenice e come anche la natura in generale. La cosa più interessante credo sia stata la commissione di culture che poi si può anche notare nelle opere stesse, nelle asperità magari di artisti che vengono da paesi come l'Ucraina o la Georgia e morbidezze di chi viene dalla Cina, in un gioco di armonie di Yin e Yang. Quindi direi che è stato veramente, veramente interessante per tutti vedere questa fusione di culture. Le statue adesso nei luoghi degli eccidi per lasciare sul territorio un segno tangibile e concreto di pace, fratellanza e scambio culturale.